E ora Fabio arriva, eccola, la sua musa ispiratrice. Sì, lo so. Luciana Littizzetta. Eccola. Due film, Due film. Tarantino e Almodovar, No, ma la cosa bella è che tutti dicono: cosa? Cosa vuole fare? E noi lo sappiamo che sei un deficiente. Ma no, scusa, io non so recitare, quindi non è che posso chiedere una parte. Il morto invece è lì, non dice niente. Quello... Comunque è Lorena, è Almodovar. Assomiglia un po', sì, è vero. No, sì, uguale, c'è Twitter impazzito. Assomiglia. Senti, vabbè, quando è che inviti il marito lì di Penelope? Ah, Bardem, quando ci sarà l'occasione. Javier Bardem. Ecco, quello, E vabbè, adesso se ci sarà l'occasione. No, ma magari chiedi anche lui di fare il morto, chi se ne frega, però vabbè, se lo inviti a me fai tanto piacere. Lui è Benicio del Toro. Sì, ok. Che sono tutte un po' la tua tipologia fisica, sì, diciamo. Esatto, sì. Separata, allora. Oddio, ce la fa. Sì. Allora, è finito il silenzio elettorale, Fabio. Sì. Tutto si può dire, tutto si può fare, finalmente. Con la solita moderazione che ti alle trombe turchette. Con la solita moderazione che ti contraddice. Salutiamo subito Fuertes, il nostro amministratore. Forte, il professor, sì, Fuertes, dottor Fuertes. No, l'ho sì, detto all'Almodovar. Sì. Fuertes. Sì. Ah, sì. Che però è Fuertes, Carlo Fuertes. Sì, no, sì, l'ho messo delegato della Rai, sì, però direi. Ma no, anche il tonno, però anche non, il tonno. Però non. Non... Ma no, ma diciamolo, che ma ombre, no, che ombre, sì, sì, il nostro però... amministratore delegato. Sì, però non... Che muciaccio. Va bene, però... Che condottiero della pampa sconfinata, sì, però... vediamo la foto. Abbiamo avuto già, come detto l'altra volta... Ma no, ma lo, non vedi che lo... Diciamo, sono... anni in cui non siamo Guarda, stati... Che ombre, sì, che muciaccio. Ecco, lo saluto tanto, perché abbiamo... Abbiamo che sprizza avuto... autoridad, ma sì, parlo spagnolo anche sì, io, sì, da tutti i pueros. Pueros, va bene. Come si dice sì, spagnolo? Sì, pueros è perfetto. Pueros. Senti, abbiamo avuto 4 anni... Ochos infossados. Sì. Sopraccilios cespugliosos, sì, come vuoi, però non bianchi. Gianna, abbiamo avuto... Naso importantes. Importantes, sì. Orecchie. Chiedo scusa, dottor Fuertes. Sì, a cavolfiore. Sì, sì, bene. Abbiamo avuto... È un bestion. Va bene, Luciana, abbiamo avuto 4 anni difficili, qui non siamo stati amati per niente. Adesso... Appunto! E cercchiamo di vivere bene i prossimi. Sto facendo i complimenti, teniamo lì la sua immaginetta dietro che ci protegga. Che ci protegga. Vabbè. Allora, parliamo di elezioni, non so se hai sentito che sono finite le elezioni. L'hai appena detto, Luciana, ti ripeti, non ti ricordi quello che hai detto? Il centrodestra non ha sfondato, diciamo. Sì, e abbiamo anche una foto che rappresenta bene questa situazione, vediamola subito. Ecco, diciamo che lì il fotografo si era un po' dimenticato di dire cheese. Sì, diciamo, sì, un pochino. No, ma guarda. Lei un po'. Sì. Un po' la Meloni, povera, sembra un po' Samara. Vabbè, una foto sfortunata. Samara di Derin. Ma è una foto sfortunata, che vuol dire? Vabbè. Allora. No, ma perché lui lunedì Matthew aveva postato anche una foto sua, un suo ritratto. Sì. Con scritto sopra colazione energetica. Vediamo il ritratto. Ecco qua, con la banana. Oggi colazione energetica. Buon lunedì a tutti voi. È ovvio che ti fai una foto così, cioè insomma, un po' te l'aspetti. Pochino. Un po' qualcosa bisogna dirlo. Intanto, visti i risultati, che fine ha fatto quella banana? Va bene, andiamo avanti. Vediamocelo. Andiamo avanti. La seconda, esatto, come tanto puoi. Dopo stasera c'è un'atmosfera. Ma no, ma scusami, è da quando abbiamo iniziato, siamo alla quarta puntata che siamo in silenzio elettorale, non possiamo dire niente. Infatti adesso non si stava male. Diciamo, se uno posta una foto così, scusami. E poi tra l'altro, come fai a mangiare la banana con la mascherina? Sì, vabbè, ma quella è prima di mangiare. Te la metti nelle orecchie, la fai passare da sopra. È prima di mangiarla, poi uno la toglie. Ma... No, allora, c'è da sperare che torni Morisi, perché magari si divertiva in maniera un po' troppo energetica, però almeno con come comunicatore suoi, quelli, è meglio. Insomma, diciamo, no, comunque, ci sarebbe molto da dire. Allora, senti, il dato inconfutabile di queste elezioni è stato l'astensionismo. Sì. Ecco, allora tutti si chiedono, ma come mai? Ne abbiamo parlato prima anche con Letta. Con Letta, abbiamo sentito come mai. Secondo me è un problema di cartellonistica. Cioè?
È un problema di manifesto elettorale. Fin quando i nostri candidati si fanno delle foto così nei manifesti elettorali, non andiamo da nessuna parte. Io te lo dico. Sì. Allora facciamo una piccola carrellata, no, Fabio. No, non è il caso. Fuertes, è acqua passata. Facciamo una è acqua passata, Luciana. Ma fuertes. Luciana, è acqua passata. Allora, c'è chi ha puntato tutto sulla Venenza, sì, come Giusy Rizzo a Savona, vediamo. Vedi? Ecco, vedi? Vota Giusy. Tra l'altro per Forza Italia. Vabbè, insomma, però... Io per te ci sono. Giusy, attenzione, vabbè, perché poi c'è la coda a dire una roba così. E anche... diciamo, molto Unione di Centro, direi, sì, che... Vabbè, sì. Un po' simbolicamente. Simbolicamente, questo vabbè. Delta del Po, diciamo. Benissimo. Allora, un'altra che ha puntato tutto sulla Venenza è Anna Ciriani. Vediamo la prossima foto. E il prossimo manifesto, eccola qua. Sì. Lista civica Anna Ciriani. Sì. Amiamo Pordenone. Ecco. Però Pordenone non l'ha amata tantissimo, non l'ha amata abbastanza, peccato, perché aveva due argomenti di rilievo. Va bene. E li sapeva anche prendere puoi piuttosto essere così, di petto. Non essere così banale, su, vai avanti. No, ma abbi pazienza. Vabbè, ma è inutile. No, ma poi le gambe incrociate così... Io non riuscirei a star dritta neanche 10 secondi. Tu cadi anche da ferma, figurati. Ma no, perché infatti lei è una candidata solida. Va peccato bene. Anna, ricandita. Va bene. Poi... Se no, vediamo a Roma, avevamo Sergio Iacomoni. Sì. Ecco. Sì. Ma guardate che non mi sono inventata niente, è proprio esattamente così. Nerone è sindaco. Decidi tu, un movimento storico romano era il movimento. Ho letto il programma. Molto bello, molto tosto. Ah. Perfetto per il 68 dopo Cristo. Credo che basasse tutto sugli inceneritori, o un po' così. Però va certo bene. Che candidarsi Nerone a Roma, cioè sì, come non so, in sì, Giappone... Una candidatura bruciata, dici. Esatto. Bravissimo. No, è come dire uno tsunami per Fukushima, ecco come dire. A Torino invece si è creata una bella confusione. Sì. Perché si è candidato lui, vediamolo, per il PD, Davide Fascio. Sì. Vota PD, scrivi Fascio. Capisci che è confusione. Per carità, lui non ne può niente, poveretto, però lì è sfiga. È come chiamarsi Ciccio Bombo e voler fare il dietologo. Cioè, devi metterti in conto, no? Va bene. Per poi, cui, allora, altre... io dicevo, no, poi niente. Poi il consiglio che io do a Davide... che è giovane, 21 anni, ancora in tempo, di cambiarsi un po' il cognome, aggiungersi una N, Davide Fashion, o Davide Fashion, come Federico Fashion Style. Roba. E no, perché è lì, è come se da Fratelli d'Italia uno si candidasse, non so, Guendalina CGL. Sì, non funziona. Non è credibile. Sì, sarebbe, genererebbe confusione. Nella Lega Nevio Terroni, sì, oppure sì, Bella Ciao, Bella di nome, Ciao di cognome. Va bene. A Torino, attenzione, sì, perché noi a Torino abbiamo dato parecchio, per par condicio, Michele De Simone, vediamo, Michele De Simone, eccolo lì, la vedete? Operiamo insieme. No, guarda, opera solo tu, Simone, De Simone, perché... Ma tu puoi fare una foto mentre, con un guanto di lattice così? Non ti viene un filo di inquietudine? Vabbè, ma è un chimico. Ma poi questa mano russa... È un medico, ho capito, vabbè, ma ti candidi? Cosa fai, l'esame prostatico? Fai vedere, capito, subito però, come va a finire? Vabbè, ma bisturi era peggio, quindi insomma... No, ma l'esame prostatico lo fai con le dita. Sì, ho capito. Ma non con la mano così, sì, a sì, ciuffo. Va bene, Luciana, comunque grazie uno per... che invece a me è piaciuto tantissimo, ma tantissimo, è Antonio Passeretto. Sì. Vediamolo, che si è fatto una foto. Lo vedete? No, mentre... Ma è meglio che mi metta sulla... Stefano, è meglio che mi metta sulla scrivania per far vedere meglio la foto. Niente, non mi caga neanche il regista. Non ti parlo. Non mi parlo. Va bene, allora sto qua. No, dicevo, Antonio Passeretto si è fatto la foto mentre mette a posto le patatine. Ora dico, almeno girati. Vabbè, perché si comincia dalle piccole cose. No, si comincia dalle piccole cose. La prossima volta che si candida, magari svuota la lavastoviglie e si vede la Y che esce da dietro. Va bene, grazie Luciana, buona serata. Magari gli avevano detto... Guarda, mettici un po' di patata, che la patata fa sempre prendere voti. E lui non aveva capito benissimo, no?
Che poi tra l'altro ha vinto sto Francesco Menna sindaco, ha vinto, e quindi voglio dire, come diceva il grande filosofo, aveva ragione lui, la patata. Va bene, vai avanti, aveva ragione lui, andiamo avanti. Poi abbiamo zia Peppina, ecco anche come lei, a Caltagirone, che si è candidata, zia Peppina, sindaca di Caltagirone. Ecco, vestita tra l'altro come Mary Poppins. Io non so se sia andata al ballottaggio con zio Fester, non si capisce. Adesso mi aspetto il prossimo anno che si candidi nonno Nanni. Un altro che mi è piaciuto da morire è Adalberto Buffa. Vediamolo. Con scritto sotto, sono ancora così perché non consumo droga e alcol. Cioè, e dovresti cominciare, Adalberto. No, come dovresti cominciare? Ah, così, non così, cioè è cresciuto. No, sono ancora così un così puro, santo, così santo. Ah, però è cresciuto. Sì, io spero che non vada ancora in giro. No, così, appunto, perché chiedo, sennò quello. Ad Alberto due birre piccole almeno io me le farei ogni tanto. Comunque il top... No, ma capisci perché la gente non va a votare. Il top del top è un altro che si chiama Giuseppe Cirillo, vediamolo. Detto Dottor Seduction. Sì. E la lista è Partito delle Buone Maniere. Candidato Dottor Seduction. Vabbè. No, ma detto Dottor Seduction. La moglie si chiamerà Madama Satisfaction. Vabbè, però. Va bene. No, allora io me lo sono immaginato tipo Fortes. Sì, sì. Un bell'uomo. Stasera credo sia l'ultima puntata, ve lo dico, però insomma, ecco, può essere. Un bel gaucho, sì. Un uomo affascinante. Anzi, è sicuramente. Un clone di Argentero. Sì. Vediamo Giuseppe Cirillo. Eccolo qua. Non è il Pino, è quello davanti. Vabbè, partito che del cosa, che cosa c'è? Un bell'uomo, ma infatti un bell'uomo. Però me lo facevo più giovane. Che c'entra? No, ma va bene, va bene. Buone maniere. È pronto per la terza dose, secondo me? È una persona gentile, che ne sai? Vai avanti. Avrà già il Green Pass. No, Luciana, non si può, non si può più. Eh no, adesso si può. Boh, fine. No, comunque avrà il Green Pass, dicevo. Ho sentito ben bene parlare di questa storia anche dei Green Pass, che stasera ne abbiamo parlato largamente e lungamente. E volevo dire una cosa, che ho sentito, una cosa che non avevo sentito prima, mamma mia, mi stava vedendo Dottor Seduction. No, una cosa che ho sentito è, io non faccio il vaccino perché non voglio essere tracciato, perché con il Green Pass poi ti tracciano. Ma chi ti traccia? Ti tracciano, dicono, mi tracciano col Green Pass, sanno cosa faccio. Ma siamo tracciati in qualsiasi luogo, in qualsiasi lato, come dovunque. Cantava Scanu. Carte di credito, bancomat. Bancomat, i social, certo, la rete. Compri online, ti arriva di tutto. Sanno persino quante volte ci alziamo per farti chi la notte. Anche a che ora? A me hanno detto due volte. Te. Sì, è vero. Due volte. Sì, sì, sì. E anche quando non vai ciupa a buon fine. Sì. Tu pensi che sia una cosa privata, la mattina dopo c'hai già la mail. Tyrannosaurus Sex, la pillola che farà diventare il tuo cardellino un mostro preistorico. E tu non hai detto niente e loro lo sanno. Va bene. No, ma comunque ti chiamano, non so, ne accennavi l'altra settimana con Michele Serra, che ti chiamano continuamente. Sì, questi qua, in continuazione. Il mio telefono questa settimana sembrava il centralino di Confindustria. Se io dico, se le aziende impiegassero un quarto del tempo che impiegano a rompere i maroni alla gente a pensare come fare a usare le energie rinnovabili. Certo. E a questo avremo le centrali elettriche che vanno a caldarrosto. Ma poi quelli sono dati privati, perché devi telefonare? Un numero privato mio, esatto. Non esiste al mondo, esatto. Come tu hai il numero. Cioè, ma il garante della privacy cosa fa? Si fa i fatti suoi. No, essendo tante cose da fare, ma effettivamente questo è un aspetto che va... Però apriamo questa ferita che non è mai stata chiusa. Quale? E sempre aperta, questa di quelli che ti telefonano. Sì. Allora, all'inizio ti telefonavano sul numero fisso. Alla sera, all'ora di cena, che tu stavi mangiando i maccheroni e rispondevi pronto. Alla sera mangi i maccheroni? Pronto. Mangi i maccheroni perché sera? A pranzo non mangio ma quasi. Ma sono pesanti la sera? No, perché? No. Dai, ma apriamo vabbè, così. Rompiamo il ritmo del no, pezzo, no, ma no. Perché no? No, ma come sei suscettibile? No, vabbè. Ho fame. Comunque, va bene, avere il maccheroni così, la famiglia sapeva che se qualcuno ti chiamava al cellulare, al telefono fisso, quell'ora erano dei rompimaroni, e la famiglia, diciamo, si compattava insieme.
Poi hanno cominciato a chiamarti sul cellulare, ma da un numero fisso. Sì. Tipo vedevi il prefisso della Manciuria o dell'Alaska, o tipo compariva Manila, e tu dicevi, ma io non conosco nessuno a Manila e non rispondo. Allora poi si sono fatti furbi, ti chiamano sempre al cellulare, però da un numero fisso italiano, quindi vedevi Somma Campagna, sì, Caltagirone, sì, Daniele Cirillo. No, no. E no, dicevi, perché loro pensavano, ma avranno sicuramente un cugino, cugino, no, sì, a Caltagirone. E tu non rispondevi più a nessun cugino, sì, neanche a quello di Filicudi. Poi improvvisamente si sono fatti strafurbi e adesso ci chiamano da un altro cellulare. Non so se avete notato. Il nostro cellulare riceve una telefonata da un cellulare, vabbè, ma non un numero sconosciuto, cellulare. Sì, quindi, che tu pensi, chissà, ma che ne so, ah, sarà una roba di lavoro, sarà un mio collega, sarà mio figlio che è caduto nel Po con tutte le scarpe e anche il cellulare, che a me succede. E allora magari sei in coda alla cassa o stai, non so, volando col deltaplano sul Pollino, rispondi e ti dice, buongiorno, sono Tamara, lei sa quanto paga di gas al metro cubo? Così, dal niente. Ma che cacchio ne so, ma non so neanche come mi chiamo, cosa vuoi che ne sappia io di quanto pago al metro cubo? Ma la cosa che più mi fa incazzare di tutte, senti come alzo la voce, sì, alzati, che la tua età non ti fa bene. Si sta alzando la canzone te, popolare. Sì. La cosa che mi fa alzare, mi rivolgo alle aziende, che quando conviene a voi che avete la vostra offerta, la vostra minchiatina da proporre, allora, quando conviene a voi, allora ci fate chiamare da un operatore in carne ed ossa, da un gentile signore o da una cortese signora. Ma quando siamo noi, noi che abbiamo bisogno di chiamare voi, perché si è inchiodato il cellulare, si è spanato questa internet... Questa è una grande idea. Combinazione, bidibibodibibù, l'operatore non c'è più. C'è una vocina. Hai problemi? Ho ragione. Hai problemi con la fattura? Digita 1. Esatto. Hai problemi sulla linea? Esatto. Il tuo credito non, è non corrisponde? Digita 1. Ti pesa il culo? Digita 2. E tu, ma non, magari non c'è in quelle 10 no, opzioni. Non c'è mai in quelle 10. È come il menù del ristorante. Mai. Non c'è mai. Ma. E l'opzione... Ho rovesciato l'aranciata sul modem, non c'è. Quindi volevo dire, non vi lamentate poi se gli operatori sono coperti di vaffan e hanno l'acufene a forza di sentire. Arrabbiare però. Eh no, perché dovrebbero veramente pagare, se li pagassero vaffanculi, questi qua sarebbero tutti miliardari, capisci? Sì. Ecco, io mi chiedo, ma come hanno fatto ad avere i nostri numeri di cellulare e come è possibile che questo avvenga? Cioè, non è normale. Tu hai fatto per caso passare il tuo numero di cellulare nello striscione su un aereo? No, stasera no, però voglio far passare il tuo. Allora, il numero di Luciana è... No, guarda, ce l'hanno già tutti, non ti preoccupare. No, perché sembra quasi che uno passi la vita a scrivere il cellulare sui cessi degli autogrill di tutto lo stivale, così poi se lo segna. Quindi, la richiesta è... Va bene, volete chiamarci con gli operatori in carne ed ossa? Benissimo, per le offerte. Però dateceli anche in carne ed ossa quando abbiamo... Brava, brava. Ecco, Luciana, grazie. Poi, oh, per chiudere... Detta, per chiudere... No, volevo dire che è anche vero che noi col cellulare facciamo un sacco di cose. Certo, no? Adesso, vediamo, per esempio, possiamo anche fare le visite a distanza. Non so se hai visto, da no. Mirabella qualche tempo fa, è andato un otorino laringoiatra a presentare... una possibilità per farsi la visita della gola, sì, col telefono. Praticamente, mettiamo che tu sei Rino Beirutti e sei un tenore e sei in tournée a Melbourne. Mm. Hai un abbassamento di voce, non puoi tornare in Italia per farti visitare e che cosa fai? Praticamente ti fai un video col cellulare delle tue corde vocali. Vediamo il video e così ma si capisce. Ma non puoi prendere un antinfiammatorio e no, visualizzare le proprie corde vocali attraverso l'uso del cellulare, non con un'applicazione particolare, ma semplicemente usando la funzione parlando. Video. Cioè, usa il suo cellulare? Sì, lo mettiamo in funzione video, prendiamo uno specchio perché ho bisogno di lo usa come batteria, come luce? No, no. Ah, come telecamera? Come telecamera, una torcia normalmente. E lo inseriamo nel cavo orale. Ecco fatto. E lei manda un'app così alla... E
quindi i cantanti poi quando sono all'estero a cantare sono sbalordito. No, ma ti rendi conto? Ti devi calare un telefono. Gianna, ti prego. Nel gargarozzo, lasciami ti dire, prego. Fabio. No, io sono terrorizzato perché ho capito. Saluto forte. Ho capito dove finiamo. No, ma allora, intanto, cioè, no, ma poi mi fa ridere che lui per fare sta roba prima lo lecca due volte, fa come un calippo che sembra che prende la rincorsa, no? Oh, e poi si me. Caccia sto chiangone grosso così che in gola devi avere proprio l'apertura sì, di un garage. Fateci finire la puntata, lo ma chiedo alla RAI, solo questa, lo... poi basta, però come... questa fatecela fare. Non lo trovo neanche tanto igienico, sì. Abbi pazienza. Il telefono è una delle cose più sporche sì. Che ci sono, cioè è più sporco di un mancorrente di una scala mobile. Facciamo mobile. Presto, Luciano. Magari ti passa la laurcedine, ma ti viene il dengue, sì, il colera sì. E le verruche delle piscine. Sì, Luciano. No, potrebbe essere usato anche molto per i dentisti. Dottore, ho mal di denti, si metta... Allora, se il molare, dici T1. Se il premolare, dici... E poi le colonscopie. Luciana! È un attimo. Non dico col tablet. Perché lì sarebbe più complicato. Luciana. Però tu introduca, signora, fra un po' non ci sentiremo più. Luciana. Ma anche dal proctologo. Senta, dottore, io ho paura di avere le emorroidi, non c'è problema. Luciana! Dottore, è Luciana. Dal ginecologo. Guardi, io Luciana. Però... Luciana! Sono mica incinta, ma provi Luciana! A... Ma... No, io trovo che sia veramente, veramente un'idea geniale. Luciana Littizzetto!